Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo molto allegri perché c'è da dirlo, una Roma tracotante, una Roma straripante, una Roma che domina il Bologna per 5-1 in trasferta, una Roma che risponde a tutte le critiche dell'ultimo periodo, come tra l'altro io avevo pronosticato, mi piace un sacco quando c'ho ragione. Una Roma che in un quarto d'ora fa 3 gol, finisce il primo tempo sul 5-1, poi si distende. Una Roma perfetta sotto ogni punto di vista, abbiamo visto rinascere tanti giocatori che dovevano confermare tante cose. Edin Dzeko, che arriva il gol, Veretout, Mkhitaryan, Pellegrini, tutti i giocatori che in questo periodo, tranne Veretout, reduci da infortunio, erano sottotono, oggi hanno confermato di esserci, che la Roma c'è, che la Roma può dire la sua in questo campionato. Io non ho paura a dirlo, anzi, di tutto il contrario, io oggi dico che la Roma può puntare a obiettivi importanti, che non sono solo la qualificazione diretta alla Coppa dei Campioni, ma anche qualcosina di più. Lo disse Pedro dopo la prima vittoria, lo ricordiamo tutti, la prima vittoria in campionato. Pedro, intervistato a fine partita, disse: che cosa sarà questa Roma quest'anno? Questa Roma deve lottare per lo scudetto. Io penso che effettivamente sarà così. Anche oggi, come l'ultima partita di Europa League, questa volta non purtroppo ma fortunatamente c'è poco da dire, perché di che cosa vogliamo parlare? Di una Roma che distrugge completamente l'avversario, che chiude la questione in quanto un sesto di partita, dopo 15 minuti, ripeto, 3 gol, sono tanta roba. Gioco costruito perfettamente, meccanismi che ormai sono perfettamente oliati. Ancora un plauso a Villar, che secondo me, continuo a ripeterlo ogni video, diventerà veramente un grande giocatore se coltivato correttamente, come mi sembra che la Roma stia facendo, se tenuto d'occhio, se fatto crescere. Secondo me questo sarà un grande giocatore e spero un perno del centrocampo della Roma nei prossimi anni, perché è veramente veramente tanto forte. Sono contento anche per Pellegrini, che risponde sul campo stavolta alle critiche portate sia a lui che alla squadra, diversamente da quanto aveva fatto la settimana scorsa un post su Instagram. Dzeko stesso, che diventa terzo miglior marcatore della storia della Roma, superando Amedeo Amedei. Di che cos'altro dobbiamo parlare di questa partita? Di nulla. Una Roma che viene favorita anche dal calendario, perché la Lazio perde, il Milan pareggia. Questo è anche molto importante in termini di classifica, perché per ora il Milan è la squadra da battere. Probabilmente scoppierà. Il Milan e la Roma potenzialmente hanno 2 squadre molto simili. Hanno trovato un'idea di gioco interessante e importante intorno a un allenatore. Hanno un 11 titolare di tutto rispetto, funzionale al gioco dell'allenatore stesso, ma per entrambe le squadre il problema rimane una panchina molto molto corta. Abbiamo visto la Roma andare in estrema difficoltà quando ha cominciato a perdere 2-3 pedine chiave del suo scacchiere, arrancare in campionato, fare un po' più di fatica in Europa League. Abbiamo visto nell'ultimo turno di Europa League contro il CSKA Sofia come le seconde linee della Roma siano del tutto inadeguate al gioco del pallone, mi verrebbe quasi da dire. C'è in particolare un Fazio, un Juan Jesus, un Diawara che non è forse al top della forma, ma sicuramente non sta brillando, anzi penso che in campionato non giochi da davvero tanto tempo. Ora sinceramente faccio fatica a ricordare una presenza in campionato incisiva di Diawara. E la Roma come il Milan stanno provando a mettere in mezzo i giocatori della primavera con buoni risultati. L'abbiamo visto la Roma con Calafiori in primo luogo sicuramente, ma con le speranze di Milanese. Così il Milan sta provando a fare la stessa cosa, perché entrambe le società, entrambe le squadre sono rese conto che per durare in 3 competizioni serve una squadra più lunga. Mercato ne è stato fatto poco, bisogna mettere in mezzo la primavera, di cui io tra l'altro sono contentissimo. Il Milan, a differenza della Roma, ha forse un handicap e al contempo un punto di forza in più, che è quello di basare il suo gioco su un giocatore come Zlatan Ibrahimovic, che è un fuori classe assoluto, ma a 39 anni. Quanto potrà durare Ibrahimovic in questo stato di forma? Questo non lo possiamo sapere. E che cosa succederà al Milan senza Ibrahimovic? Questo anche ce lo dirà il futuro, nel qual caso si presentasse l'occasione di poterlo verificare. Per cui, con una Juve, non dico fuori dai giochi, ma sicuramente inferiore a tutti gli ultimi anni, con un Inter che non sta brillando particolarmente, però adesso senza le coppe europee sicuramente più energie da concentrare sul campionato, può essere una bella lotta. E secondo me la Roma, con ogni diritto, è inserita nelle possibili contendenti. È uscito oggi il sorteggio di Coppa UEFA, la Roma, se non mi ricordo male, momento che me lo controllo, tanto lo taglio.
Non lo controllo, tanto lo taglio. La Roma si troverà contro ai sedicesimi il Braga, una squadra del tutto modesta. La Roma sulla carta almeno è la strafavorita. Prima del suo girone si trova contro un avversario modesto, nulla sembrerebbe a priori impedire alla Roma di raggiungere la fase successiva. Questo anche lo vedremo, perché conoscendo la Roma e conoscendo le cappellate lacere che ha fatto durante il corso della sua storia, non puoi star mai sicuro, perché se tu sei quella stessa squadra che è riuscita ad uscire dalla Coppa Italia con squadre di Serie B e Serie C, per cui parliamone, se non devi avere un minimo di strizza contro il Braga nei sedicesimi di una Coppa Europea. Ma a priori si potrebbe dire che la Roma abbia il passaggio del turno in tasca, questo lo vedremo. Per il resto, che altro dire? Ripeto, in casi di vittorie o sconfitte eclatanti c'è poco da parlare. Speriamo solo di continuare così, sempre forza Roma, sempre continuiamo così, perché quest'anno potrebbe essere l'anno in cui finalmente ci si toglie delle soddisfazioni. Io come sempre vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e basso Lazio.